di ricercatore, di scrittore, di uomo, posso dire queste cose. Quindi Marco Giovenale, editor, traduttore, insegna storia delle scritture di secondo novecento e contemporanea in varie sedi, tra cui sul sito centroscritture.it, e tra i fondatori e redattori di GAM.org, sito di materiali sperimentali. In versi ha pubblicato tra l'altro La casa esposta con le lettere, Scelte con Donzelli, Maniera nera con Aragno, Strettoie con Arcipelago Ithaca, delle osservazioni con Blanc, Cose chiuse fuori, Aragno. Basta, finito. Poi in prosa i libri più recenti sono La gente non sa cosa si perde, Il cutone, Statue e linee. Queste da Tic, da Cinto e Piedi Mosca, che sono le case editrici. Suoi i testi sono In parola plurale, di Sossella e altre antologie. Con i redattori di Gam è In prosa in prosa, Le lettere 2009, ripubblicato da Tic nel 2020. Ha curato una raccolta antologica di Roberto Roversi, e voi direte: ma perché l'ho fatto? Perché ci ha fatto la tesi, credo, Sì. che ho studiato, Sostella, e ha tradotto Jack Spider e altri autori anglofoni. Il suo sito è slowforward.net, che vi invito a seguire, perché è veramente interessante, divertente, sempre sul pezzo. E quindi, se volete le ultime notizie dell'Italia letteraria, poetica, culturale, ecco, seguire Marco Giovenale è già un buon punto di partenza. Io ho un po' di ansietta, che di solito non ho mai quando sono in queste situazioni, perché ho voluto tantissimo Marco qui. E uno potrà dire: vabbè, ma sono le solite cose che uno dice. No, invece questi autori che invito io me li devo andare a conquistare. Perché innanzitutto non sono pescaresi, non sono abruzzesi, sono su tutto il territorio italiano, fanno anche, come dire, un lavoro non disponibile, cioè nel senso subito, nell'immediato, devi andartelo a prendere, a cercare. E io quindi mi sono andata a cercare e ho trovato Marco Giovenale. Inizio con il ringraziarlo, e glielo dicevo prima di iniziare, che appunto, grazie a lui ho scoperto autori, e li ho scoperti adesso, diciamo in tarda età. Ne parlavo prima, come Carlo Bordini, come Giuliano Mesa, che per me erano autori sconosciuti, probabilmente anche per chi è in mezzo qui dirà: ma chi c'è? Chi è questa gente? Non sono scrittori. Forse io non l'ho tolta, io sono i Succede. Ma questa era una gag che Anche io avevo. finisco, non No, me lo ricordo. era una gag che io avevo fatto per ricordarlo a chi non l'avesse fatto. No, sto mentendo. Quindi ringrazio sempre perché ci sono quindi persone che con il proprio lavoro culturale fanno sì che tante piccole particelle, che altrimenti non arriverebbero, invece possono trovare persone che sono interessate, persone che sono curiose, persone che altrimenti non avrebbero la possibilità. E con Marco, come dicevo prima, sarà una paramoderazione. Perché non vorrei proprio moderarlo, siccome le cose che appunto esegue Marco in letteratura sono molto particolari e molto interessanti. C'è poca giurisprudenza, secondo me, letteraria anche di riferimento. Quindi ho chiesto lui che alle mie domande risponderà con delle micro lezioni. Perché lui, tipo, che ne so, fa micro tensori, quindi faremo queste anche delle micro lezioni. Quindi daremo delle piccole, come fa, facciate di tutto quello che fa Marco. E inizio subito con questa. Ah, poi ho impiegato anche molto tempo nel decidere quali domande fargli, perché erano tantissime, perché io sono molto curiosa, e quindi ho cercato. Iva, benvenuta. Le ho cercato quindi di, per me, raggrupparle in 7-8, ecco, non saranno tantissime. E la prima a cui ho pensato è questa: chi è il protagonista per te della poesia? Chi la scrive? Chi la produce? Chi la pubblica? Chi la recensisce? Chi la legge? E quindi il lettore.
Quando è che il lettore diventa attivo rispetto al libro? Intanto grazie della presentazione, spero di essere all'altezza del livello in cui non mi hai messo. E grazie al Teatro Guascone che ci ospita e a FLA. Dunque, come forse tante cose, tante faccende umane, anche la letteratura è secondo me un lavoro collettivo. Cioè, perché tutto il meccanismo funzioni, tutti gli attori devono un po' essere al loro posto e prendere la battuta al momento giusto, visto che siamo in teatro, siamo in questa immagine, e rimandarla nella maniera più opportuna, perché poi le luci, gli effetti, il critico che siede in sala siano grosso modo soddisfatti. Quindi se il meccanismo funziona, funziona perché c'è un po' tutto questo che funziona. Quindi l'autore è ovviamente indispensabile, ma anche il critico per tanti aspetti. Un docente di letterature comparate che ho avuto all'università, che è scomparso, si chiama Armando Nici, diceva sempre che il critico viene allo stesso momento, ma forse una frazione di secondo dopo l'autore, almeno se è un critico di livello. E quindi anche lui ha una sua, non soltanto utilità, ma proprio così, energia aggiunta allo spin, al momento, no, di angolare della ruota letteraria. E poi ovviamente il lettore, senza lettore non c'è senso, tutto quello che c'è prima non c'è senso. Il lettore è il riattivatore che retroagisce sul testo, lo modifica con la sua immaginazione e lo trasmette a sua volta ai figli, ai nipoti, ne parla, si trova a consigliare o a sconsigliare libri. Quindi in realtà recentemente c'è stata non so se qualcuno è capitato di ascoltare una trasmissione di Fahrenheit in cui Maurizio Cucchi, tra le cose che diceva anche che secondo lui non c'è più una società letteraria. In realtà non è così, ma non perché è tutto il festival che tutto sommato dimostra che non è così, e le librerie in cui entriamo, anche se magari non ci piace esattamente tutto quello che leggiamo, che ci troviamo dentro, però per il fatto che continua ad esserci questo meccanismo, questa ruota che gira e che fa funzionare banalmente la nostra naturale propensione a dare senso a ciò che effettivamente un senso ha difficoltà a trovarlo, che è sostanzialmente la vita. Però lo trova in questo meccanismo, in questo scambio di parole, in questo scambio anche di emozioni, banalmente diciamo. Secondo me, quindi, e anche l'opera singola, non è mai il lettore, cioè ciascuno di questi attori, il lettore, l'editore, che spesso è un intellettuale di livello anche, spessissimo, livello molto alto e basso, e poi il lettore, eccetera, tutte queste persone a loro volta sono un po' delle valigie che contengono altre persone, che contengono cioè coloro che li hanno influenzati, le loro vite, le loro passioni, le loro differenze dagli altri. Quindi ovviamente è comunque un lavoro collettivo anche quello della scrittura, cioè la scrittura di un libro, quale che sia, non è mai la scrittura di un io che si mette lì e decide e dispone, ma è sempre un flusso che l'inconscio tira fuori, più o meno orientato poi da una parte ovviamente razionale, che però viene da esperienze letterarie, da letture, da insofferenze anche e predilezioni. Quindi io la vedo un po' come così, la vedo come un lavoro collaborativo, mai un... E lo è anche quando i testi sono testi scritti in lingue morte. Noi, poi arriva l'archeologo che li tira fuori e le decifra. E noi abbiamo i classici della letteratura greca e latina trasmessi con lui, anche se per secoli magari se n'era persa traccia. Hai parlato di flusso. Quindi quando sono lì comunque scrivo in un flusso. La maggior parte delle persone scrivono con un io flusso. Cosa pensi questa cosa? Allora, si dice sempre, e poi questo spesso viene rimproverato a tutti quelli che fanno ricerca letteraria, sperimentazione, scrittura complessa, ci sono tanti modi di chiamarla, si dice spesso che è una, come dire, che tutto un versante delle scritture che detesta l'io, che detesta spesso confondendo l'io e il soggetto.
secondo me parte delle scritture più interessanti che si sono diciamo viste sulla scena direi mondiale, anglofona e francofona per quel poco che so, ma ho l'impressione che la cosa possa essere estesa a tante altre culture, la maggior parte di queste scritture non ha nessun problema a usare grammaticalmente l'io, quindi a mettere in scena un personaggio che dice io. Il problema non è tanto questo, quanto forse già dagli anni 60, e questo è uno dei debiti che credo un po' tutto il sistema letterario abbia nei confronti delle avanguardie, io direi proprio 1961, ma poi possiamo diffonderci invece sulle differenze di datazione, e direi che da più o meno da quell'altezza e dall'esperienza delle avanguardie, quello che viene messo in crisi non è tanto qualcuno che dica io o qualcuno che scriva la propria esperienza più o meno deformata. I materiali di Antonio Porta e l'antologia dei nuovissimi, per esempio, sembrano comunque trasmettere un'esperienza anche se sono materiali esplosi. Quanto il fatto di voler porre diciamo, l'autore, se stessi come autori, come gli ordinatori ultimi di ciò che il lettore dovrà leggere. Cioè come una serie di, una sorta di, come dire, di legislatore che mette in campo tutta una serie di regole, che guarda caso spesso sono regole già abbondantemente condivise, e questo permette al mercato di abbracciarle e di diffondere i libri, entro le quali il lettore deve rimanere seduto sul suo metro quadro e avvicinandosi al testo semplicemente sul percorso che lo scrittore ha già predisposto. Buona parte della scrittura invece contemporanea, secondo me, più interessante, anche quella che si trova normalmente in libreria, pensiamo a Peter Anke, che addirittura è stato premio Nobel, è una scrittura che essa stessa, quando nasce, non sa esattamente tutto di quello che sta succedendo sulla pagina. E chiama tra l'altro il lettore in parte a contribuire alla decifrazione e al percorso, e lo chiama dentro a un percorso in comune. Questo ovviamente in alcuni casi spaventa, perché noi siamo comunque abituati a funzionare secondo un certo numero di regole, in poesia per esempio la metrica, ma questo è successo sempre, nel momento in cui da una metrica organizzata in un certo modo si passa a una metrica libera, versi sciolti, ovviamente il lettore si impaurisce, si intimorisce e può tornare su posizioni precedenti oppure gettarsi nell'esperienza della lettura. Io ricordo sempre quando ho conosciuto per la prima volta i testi brevi di Julio Cortázar, soprattutto Pedro, una raccolta di racconti e storie di Cronopios e Famas. E io ero abituato a una scrittura, personaggio va da A, B, a C, le cose stanno in un certo modo, improvvisamente davanti a Cortázar ti trovi di fronte a un mondo che è un prisma esploso e che con personaggi che non sai da dove nascono e dove vanno a finire, cosa combinano. Se io in quel momento lì, 14-15 anni, non lo ricordo, avessi detto no, non ce la faccio, avessi fatto un passo indietro, avrei fatto altre strade, non avrei fatto chissà cosa, non avrei commesso nessun crimine, però sicuramente avrei, diciamo, abdicato al senso della letteratura, una cosa un po' più alta, il significato a favore invece del significato già stabilito dalle regole letterarie dei libri che fino a quel momento mi avevano formato. E credo che questo vada un po' per tutti, cioè se noi ci fermiamo alla prima, seconda pagina spaventati dalla sghemba, scalena, organizzazione di una parte del testo, probabilmente abbiamo meno opportunità di incontrare altri autori che funzionano secondo regole magari ancora più strane, ma scopriamo che sono sentieri che possiamo camminare. Questo vale per qualsiasi cosa, insomma, credo che anche cioè chi si addentra nella musica contemporanea abbia lo stesso, no, doppio impatto, un desiderio di allontanarsi, un desiderio di riascoltare per entrare nell'ambiente del testo. Io faccio sempre, quando facciamo i corsi al centro scrittura, la cosa che di solito faccio è paragonare la poesia contemporanea, perché il corso nasce a Lutte, l'università della terza età, poi si stacca, soprattutto per via del Covid, e diventa centroscritture.it, quindi un sito, e quindi le lezioni diventano gioco forza online e continuano adesso ad essere online. E nelle lezioni introduttive prendiamo atto del fatto spesso che c'è una grandissima
produzione di poesia, di scritture, non solo sperimentare, anche poesia, lirica, eccetera, ma tantissime. Una volta c'era un certo numero di riviste, uno andava magari una Rinascita, una Feltrinelli, trovava il settore delle riviste e si informava su cosa stava succedendo in quel momento. Adesso con la rete chiaramente si trova davanti a una raggiera infinita di materiali. Come ci si orienta? Ecco, l'idea dell'orientamento, dell'ambientamento secondo me è importantissima. Cioè, noi funzioniamo, magari dirò una banalità, però forse l'immagine aiuta, proprio come entrando in una casa nuova. Quando entriamo non sappiamo appunto dove è il bagno, dove è la cucina, in cucina dove è il caffè, dove è lo zucchero, però dopo un po' cominciamo a orientarci, a sapere dove andare a guardare, dove troviamo lo zucchero, dove troviamo le spezie, e riusciamo quindi a usare o diciamo, vivere la casa come se fosse in fondo nostra. Dopo 2-3 giorni che ci siamo non abbiamo più bisogno di... E così funziona per qualsiasi cosa, io credo. Chi si mette alla guida di una macchina la prima volta chiaramente scambia la frizione del freno, magari. Dopo qualche tempo riuscirà a fare le cose più complesse. Con la poesia perché dovrebbe essere diverso? La stessa cosa. Semplicemente si tratta di affrontare il più possibile la maggior quantità e qualità possibilmente di materiali contemporanei utili a entrare in quell'ambiente, dopodiché si comincia a cucinare anche il proprio. Molte persone si iscrivono, infatti sono anche autori. Un piccolo problema che c'è dietro questa cosa, e forse non voglio dare la colpa assolutamente, sono le librerie / libraio, perché logicamente se tu nella distanza della cucina metti sempre determinate cose e quindi fai sì che il gusto del pubblico si diventi omogeneo, ok? Non sia più non è eterogeneo, quindi non dai nemmeno la possibilità di potermi far scegliere, perché tu mi dici ok, devi mangiare questo oggi per forza. Quindi probabilmente l'impegno che bisognerebbe avere adesso è quello di avere più forza di fare azioni anche come queste, per esempio. Sì, cioè per me parlo dal mio punto di vista. E colgo l'occasione perché ti voglio chiedere, mi allaccio per farti la seconda domanda, perché tu adesso appunto hai parlato di casa, di luoghi, anche prima, che ne so, hai parlato di quel prisma che esplode, comunque sono sempre oggetti che hanno una dimensione. E quindi quali sono i luoghi della tua scrittura, pensando sia all'immateriale che al materiale, dove avvengono, dove si consumano i tuoi testi? Il lettore è portato all'interno o rimane spettatore? Ti faccio questa domanda perché tu, prosa in prosa, c'è quel passaggio del sud che riemerge, che è bellissimo, e che poi vorrei che prima tu rispondessi e poi vorrei che lo leggessi. Me lo ritrovi tu, però. Sì, guarda, c'è il segnetto. Ok. Sì, allora i luoghi della scrittura materiale sono un po' tutti. Io da 9 anni sono papà di una bambina che ha cambiato completamente la mia geografia, come penso in tutto. Chiunque ha figli poi si trova un po' a non vivere più un certo tipo di libertà, ne vive un altro tipo. E quindi buona parte del lavoro, grazie a questo aggeggio qui, o cellulare, che io quando posso o uso un sistema di scrittura, un programma di scrittura per scrivere al cellulare, oppure addirittura il detto e il Google ovviamente che risponde scritto. Quindi i luoghi possono essere mille, dal parco dove porto mio figlio a giocare a una sala d'attesa dove sto aspettando che lei esca perché ho fatto una visita, ma questo appunto non è una cosa che riguarda me, penso che riguardi chiunque, anche se semplicemente non si deve arrivare e non vedo perché uno scrittore o quello scrittore in potenza che in ciascuno di noi che può fare diversamente. I luoghi invece che sono diciamo i protagonisti di tutta questa mucchietto di libri qui e altri che hanno portato sono sostanzialmente sempre divisi in un interno
che spesso è una casa, e un esterno che spesso è un contesto ostile alla casa. C'è un libro che si intitola Shelter, che è uscito nel 2010, che prende entrambi i corni della faccenda, quindi intende il riparo, che Shelter vuol dire riparo in inglese, ma vuol dire anche ospizio, vuol dire anche luogo a fondo di chiusura, quasi detentiva, starei per dire, una RSA, una shelter in fondo. Quindi si è accuditi, protetti, aiutati, e anche però rinchiusi. In questa ambiguità e in questa oscillazione tra le due nature del luogo, si gioca un'oscillazione anche testuale, formale e di tema. E questo è per localizzare anche per dare un'idea dei fondali, degli scenari della scrittura. C'è poi un libro che si intitola invece proprio La casa esposta, quindi da una parte c'è la casa, dall'altra c'è un'esposizione, quindi con uno sguardo dall'esterno su questo oggetto casa, che è un po' particolare. Allora, non so, per lei non essere polizio, bloccare casomai, però in sostanza, in soldoni, mio padre era affetto da una patologia che si chiama disposofobia o sillogomania, cioè era incapace di disfarsi degli oggetti. Quando dico questa cosa, vedo sempre dei cenni di assenso, perché c'è sempre, se non qualcuno tra noi, tra cui io, che rischia di soffrire anche di questa cosa, c'è sempre qualche parente, qualche cugino. Uno in casa c'è sempre. Un amico. Non servono 6 gradi di separazione, non dico passa per molto. La situazione in cui mio padre viveva era una situazione abbastanza critica. Non la so far lunga, lui aveva a disposizione proprio anche spazi molto ampi. Quindi quando si è dovuto trovare, banalmente economica, a vendere questa casa in cui viveva, si è trovato a rovesciare in un altro luogo che era molto più piccolo una quantità infinita di materiale. Io nell'aiutarlo, in quel periodo lavoravo in libreria, quindi potevo farlo solo il sabato e la domenica, andavo fuori Roma, perché era fuori Roma questo luogo, e mi industriavo di aiutarlo in tutti i modi in cui potevo, però spesso non riuscivo a fare molto altro che vagare in mezzo a questi cumuli di oggetti fotografando, e ne sono sortiti qualcosa come 5.000 scatti. Di questi una quarantina li ho scelti per un libro che poi mi è stato chiesto di fare su questo argomento, che si intitola appunto La casa esposta. E questo quindi mi ha messo davanti a una sorta di costante poi anche di altri libri successivi. Sarebbero stati sempre articolati su questo doppio registro. Un luogo che è riparo, difesa, eccetera, ma anche accumulo di oggetti un po' pericolosi. Tra l'altro mio padre era appassionato di elettronica e di fotografia. Questa foto l'hai fatta tu? Questa l'ho fatta io. È una delle foto della casa esposta. Io ho saputo che era... sembra, non so, magari da lontano non si vede benissimo, sembra una specie di animaletto alieno metallico, grosso, che si avvicina a una tenda metallica. L'animaletto alieno credo che sia un motore di un aereo o qualcosa del genere, non so che cavatura è stato mio padre, perché mio padre raccoglieva oscilloscopi, voltmetri di dimensioni, vabbè. E invece la struttura semitriangolare è un aggeggio che serviva per riscaldare le piscine. Non so perché l'incontro di una macchina da scrivere e di un ombrello, una macchina da cucire e di un ombrello sul tavolo anatomico, quindi torniamo al dadaismo, ha creato questa immagine, me la sono vista davanti e non sono scattato, non c'è nessun merito da parte mia. Objet trouvé, oggetto trovato. Però andando a chi capitasse sfogliare il libro, appunto La casa esposta, si troverebbe di fronte a materiali altrettanto incongrui e accumulati. E questa cosa, quindi, questa specie di costruzione di oggetti anche minacciosi, no? Conte metalliche, c'era di tutto. In cui ho vissuto per tanti anni trovando normale questa situazione, trovandola tutto sommato non niente di particolare, ci scorazzavo intorno.
si è trasformata in un incubo quando sia mio padre che mia madre erano oltre 80 anni, tutti e due hanno dovuto gestire questo trasloco, che non è un trasloco, uno scasamento vero e proprio, che è durato tra l'altro dal luglio del 2005 al giugno del 2006, che quindi un anno per spostare, poi per ridurre una casa, poi mio padre è andato a abitare per un periodo, poi ho dovuto tirare via perché sennò rimaneva sepolto dalle cose, per ridurre questa casa in condizioni inimmaginabili, con oggetti che arrivano pile fino al soffitto, eccetera. Questo per dire cosa? La letteratura che c'entra? C'entra perché uno dei miei primi libri si intitolava, che vinse un premio, poi pubblicato da Manni per questo, nel 2003, quindi 8 anni fa, si intitolava Il segno meno. Ed è anche una parte di questo libro, apre la casa esposta. Perché io ho sempre inconsciamente vissuto nel segno invece desiderato, il segno della sopprazione, non della cura, non dell'ambizione, non dell'ammassamento. E quindi anche in poesia, sì, magari una produzione anche abbastanza abbondante, ma poi a levare, a togliere. E in questo poi c'è ovviamente non soltanto un aspetto formale, ma anche quindi di scelta dei testi da salvare e quelli che no, ma anche una sorta di dualismo tematico, cioè da una parte la casa, che è un po' anche una minaccia, non è soltanto un luogo di rifugio, e dall'altra un esterno che può essere anche ostile, perché è un tenersi fuori, un essere tenuti fuori. L'ultimo libro si intitola Cose chiuse fuori, appunto è anche tra l'altro una specie di messaggio metapoetico, perché dice: queste poesie qui le chiudiamo fuori, nel senso che poi molto probabilmente, almeno da quello che progetto dei prossimi anni, non dovrei più scrivere poesia, ma occuparmi soltanto di prosa e di cose in prosa. O se poesie che assomigliano molto a dei progetti, anzi, paradossali, che ha creato troppo. Allora, te la faccio leggere, perché dopo che abbiamo letto Il segno meno, chi è il protagonista di quello che scrivi, cioè dove si svolge quello che scrivi, ma con che strumenti usi, quindi cioè strumenti, arnesi, addirittura ferri che utilizzi per la costruzione delle tue opere, sia analogici che digitali, la loro differenza, la loro omologia, come vengono portati nella scrittura, sono parte integrante o sono solo funzionali, come vengono da te. Sì, uno strumento è questo, diciamo, il cellulare, che in gioco forza mette un po' tutti quanti noi, anche ci dà molte, è molto comodo, ecco, banalmente. E, però io sono anche un grossissimo appassionato, a differenza dei Fabrizio, sono venerante di carta e penna. Muci in particolare, anzi, se qualcuno sa se Muci qui a Pescara c'è, mi fanno sapere, perché poi faccio un salto la mattina. E quindi carta e penna. E negli anni 80, quando ho iniziato le mie prime scrivacchiature, la macchina a scrivere, perché il computer era un po' di là da venire, nel senso almeno utile a quello di cui stiamo parlando. E ogni strumento ovviamente retroagisce sul testo, perché la macchina a scrivere è un aggeggio che imprime subito, cioè salta il passaggio della correzione, come se tu stessi già in tipografia. Poi la grande stagione del ciclo stilato è stata meravigliosa anche per questo, perché si scriveva il testo, poi andava, si poteva subito distribuire quasi. E invece la scrittura al computer cambia tutto. C'è un articolo vecchissimo di Cotrini, che non morisse, a proposito della sorte futura, su cui lui si interrogava sulla sorte futura della filologia, nel momento in cui i testi a computer possono essere ritrovati magari dai filologi dopo la morte dell'autore soltanto nella forma ultima, perché l'autore ha cancellato le versioni precedenti, quindi una critica filologica precisa delle varianti diventa complicata, a meno che non ci siano stampate intermedie, edizioni intermedie o file conservati. Quindi c'è questo elemento. Questo elemento, tra l'altro, è estremamente interessante nel momento in cui
ci si trova a metterlo a tema, a metterlo al centro invece che lateralmente, cioè non è più una, può non essere più una materia da filologi, la variabilità e la variazione del testo, ma diventare una vera e propria, il vero e proprio protagonista della testualità. E l'avete visto con le poesie elettroniche di Fabrizio Granelli, che cambiano nel momento in cui il lettore ci si avvicina. Un oggetto che appunto cambia aspetto man mano che ci si nota nella lettura e non ha una forma definita e finale. Questa cosa qui io la pensavo anche in forma esecutiva del testo verso la fine degli anni 90 e una serie di letture che ho ripreso a fare, perché per una parte negli anni 90 mi ero rifiutato per motivi vari, insomma, di fare letture, di partecipare al contesto letterario romano, soprattutto, che trovavo deprimente. Verso la fine degli anni 90 ho cominciato a fare una serie di letture perché mi invitavano, in cui io, diciamo, era come se il testo si facesse nel momento in cui lo leggevo. Cioè c'era non più di un canovaccio, c'era proprio un testo finito, però con una quantità di varianti che di volta in volta, a seconda della circostanza, potevano cambiare. Quindi il digitale ci mette di fronte anche questo. Probabilmente se io avessi continuato a usare la macchina da scrivere, il piombo che incide la carta, e quello è, non lo cambi, mentalmente sarei stato meno disposto a immaginare la possibile variabilità pressoché infinita del testo, del fatto letterario. Invece il digitale ci mette di fronte a questa sciocchissima evidenza, no? E uno dei movimenti che ha preso subito all'inizio degli anni 2000, movimenti letterari, ispirazione da questa variabilità, da questa disponibilità anche di materiali attraverso i motori di ricerca, è stato quel movimento letterario che negli Stati Uniti si è chiamato FLARF. FLARF, F-L-A-R-F, vuol dire sostanzialmente, in linea di massima, fuffa, cioè bacia. E negli Stati Uniti un gruppo di persone che avevano cominciato a scriversi semplicemente tra loro e avevano scoperto indipendentemente l'uno dall'altro stavano scrivendo più o meno le stesse cose, si facevano ispirare dai materiali che trovavano sul Google. Tiravano fuori delle cose incredibili, degli accostamenti impressionantemente bizzarri e folli e divertenti e anche molto comici. E la comicità che loro producevano, mettendo insieme, non so, il Partito Repubblicano Americano con il porno più improponibile, non era una comicità che si fermava davanti al politically correct, per cui certe cose si possono dire, certe cose no. Loro scrivevano tutto quello che gli capitava, con chiaramente intelligenza, sensibilità, cultura letteraria, eccetera. E per qualcosa come 10-15 anni si sono trovati a essere addirittura sulle copertine dei maggiori magazine letterari statunitensi. Poi la cosa si è un po' spenta. Secondo me si è anche spenta perché, come tutti i movimenti, il fluff era questo sostanzialmente, e il modo suo di usare la rete si è chiamato Googleism. E se andate su GAMM, questo sito che prima ha citato Barbara, gamm.org, c'è su una pagina in particolare uno scritto di questo autore che si chiama Casey Selim Mohammed, che è forse la figura principale del movimento FLARF, che teorizza come si fanno le poesie col Googleism. È una sorta di manualetto, no, perché sono pochissime pagine, che però è interessante. Ben inteso il Google di 20 anni fa, perché adesso è molto più inquadrato e per bene il motore di ricerca principe, chiamiamolo così. Ebbene, loro appunto non si fermavano di fronte a nulla sostanzialmente, scrivevano le cose più immonde, a volte anche abbastanza brutte, anche piene di volgarità, eccetera. E diciamo che la loro specificità nel mondo letterario era sentita gioco forza, logicamente come una sorta di, a mio avviso, di virus, di patologia della letteratura. Perché è inevitabile, soprattutto dal romanticismo in avanti, ma anche da prima, sentire la letteratura come qualcosa di sacro, come qualcosa di estremamente serio. E due giorni fa c'è stata allo studio Campofuori a Roma una conferenza su di vari autori, tra cui Paolo Albani, su umorismo
ed etica, con riferimenti anche alla ostilità, per esempio, del mondo medievale nei confronti del riso, del ridere. Tutti abbiamo letto Il Nome della Rosa e sappiamo qual era l'atteggiamento, no, di questo famoso libro perduto di Aristotele che parlava del riso. E in generale qual era l'atteggiamento nei confronti del ridere, dello scherno, dello scherzo, della facezia, della satira, dell'ironia nel mondo medievale e poi anche nel mondo, se vogliamo, laico contemporaneo. Alcune tracce di sacro si sono mantenute, alcune tracce di sacro sono addirittura quasi rifiorite in questi ultimi anni, soprattutto gli ultimi, diciamo, dal 1980 grosso modo in avanti, è veramente difficile orientarsi perché è presentissimo questa cosa. La letteratura ufficiale, quella normalmente distribuita, soprattutto la poesia, è una letteratura molto molto sentita come sacra, dove non si può ridere, dove il giocoso, il buffo sono dei veri e propri tabù. E uno dei motivi, secondo me, per cui il movimento FLARF statunitense si è un po' spento, non è soltanto la stanchezza, la crescita degli autori, tutto quello che vogliamo, ma anche perché se c'è un paese dove la poesia è sentita quasi come veramente una divinità, è il mondo anglofono, logicamente, ma anche da noi non si scherza. E in poesia vediamo quello che troviamo in scaffale, trovatemi un poeta scherzoso, giocoso. E ci sono Luigi Socci, però ci andiamo a cercarlo nelle case editrici. No, allora, quindi, però guarda, non lo leggiamo tutto perché sì, è un po' lunghino, però guarda, già se, perché tanto secondo me già con così rende. Una domanda che interessante. Allevare. Slaccia il gancio, le toglie la muta, la tuta di juta, quella di neoprene, i nastri, i bisticci del paracadute, la fondina del coltello, la striscia parazzanne in cuoio rosso, le vaschette dei lari, il loden verde, gli anfibi, la calzamaglia mimetica, lo swatch, il tagliabalsa, il dente di narva, lo specchio storico, il piercing, le bolas, il poncio, il maglione di cashmere, la pipa, le pinne, il salvagente, il corpetto gonfiabile, arancione, quello giallo, quello blu, il bavaglio, le manette, il boccaglio, la bombola, la parabola, le cuffie termiche, quelle audio, gli auricolari interni, le lenti a contatto, l'antenna, le mutandine, i panetti di plastico, gli assorbenti ascellari, l'elica del cappello, il monopattino, la sega elettrica, l'olio di ricino, i baffi finti, i sottotacchi, le scarpe di giada, il vaso da notte, le ghette, le tette finte, il reggiseno, il siero di manta, la sciabola zigrinata, la catena di fosforo, quella di termiti in volo, il fascio littorio, il tailleur, la canotta a farfalle, il copriderma, il finto pelo di cane, pelle, la carne, le ossa, era qui un momento fa. Così. Ho scelto questo testo perché racchiude un po' tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso, perché questo, il titolo è Allevare, sì, lui leva roba, perché c'è questa sub che riemerge e inizia a togliersi roba, ma allo stesso tempo tu metti roba, perché inondi, sì, quindi lui inonda il lettore, quindi il sub si priva, va in sottrazione, il lettore va in addizione e quindi ti dà proprio un senso di affogare, cioè affoghi letteralmente nel testo, a mio avviso. Questo brano che Marco ha letto è tratto da Prosa in Prosa, questo libro quasi feticcio diventato tra quelli che scrivono, insieme ad Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, che c'è stato ieri, Alessandro Broggi, Marco Giovenali, Michele Zaffarano e Andrea Raus. Ti faccio la domanda delle domande, quello che si chiedono tutti, e, cioè, quindi una definizione di Prosa in Prosa, che io ho preso un appunto, questo mitologico essere letterario, cos'è? Se è un manifesto, un lavoro di ricerca, un esperimento, un gioco, una semplice possibilità? Qual è la partenza e l'arrivo della prosa in prosa?
Allora, mi piace molto l'idea che sia una possibilità, nel senso non è necessario scrivere in poesia o necessariamente in poesia come diciamo, la poesia che almeno fino all'emersione di un certo tipo di scritture era sostanzialmente quasi la regola, soprattutto in Italia, in Francia meno. E quindi è un'apertura, una possibilità, io la vedo un po' così. Prosa in prosa nasce l'espressione prosa in prosa con la S finale tra parentesi, quindi è prosa in prose, anche volendo, da questo scrittore che si chiama Jean-Marie Glaise, che ha insegnato lungamente letteratura a Lione, e è uno dei, tra l'altro, protagonisti della conservazione, della valorizzazione di due fondi importanti, di due scrittori eccezionali del Novecento, lì a Lione, perché lì a Lione, dove insegnava lui, c'è il fondo Michaud, Henri Michaud, e il fondo Francis Poche. Due autori molto diversi tra loro, però tutti e due, non a caso, prosatori. Uno più immaginifico, Michaud, uno più concreto, diciamo, materialista, Poche. E lui ha coniato questa espressione a valle di una sorta di così accadimento che si stava verificando in Francia e che da noi si è verificato senza argini invece, che è stato appunto arginato da un certo numero di autori, cioè quella che lui Glaise chiama re-poésie, cioè dopo tutta la stagione di Telquel, la rivista Telquel, le varie sperimentazioni che in Francia si sono succedute dagli anni 60 e soprattutto 70, alla fine degli anni 70 e inizio anni 80 sembrava essere ritornata la poesia come il fuoco, cioè quasi ordinatamente iperlirica, totalmente assertiva, perfettamente descrittiva, narrativa, eccetera. E un gruppo molto folto, molto esteso di autori e autrici a tutto questo si è sostanzialmente opposta, creando riviste, creando occasioni di lettura in pubblico, fondando case editrici, fogli sciolti, distribuiti come ciclo stilati, e questo è successo in Francia all'inizio degli anni 80, è proseguito sostanzialmente per tutti gli anni 90 e ad oggi, a tuttora, se si va, non so, per esempio al Centre International de Poésie de Marsiglia, ci sono biblioteche, è una biblioteca enorme con tantissimi materiali di questo tipo, e in Francia una tradizione minoritaria, per carità, per certi aspetti, rispetto alla letteratura mainstream principale, la romanzeria costante, consueta, la poesia normale, però è una forza comunque, una presenza importante dal punto di vista letterario. E parte di questo discorso di opposizione a questa re-poesia, questo ritorno sprombattuto di un certo tipo di scrittura, è stato fatto anche, o soprattutto, diciamo, alla fine degli anni 90, all'inizio anni 2000, è stato teorizzato da Glaise sotto appunto la ipotesi di prosa in prosa. Prosa in prosa, oppure un'altra espressione che lui ha usato è stata quella della nudité intégrale, cioè della nudità integrale del testo, e in questo in parte opponendosi a tutta quell'area della sperimentazione letteraria che faceva del linguaggio un meccanismo estremamente complesso, barocco e di difficile comprensione, e in parte ovviamente opponendosi ai rhetoricien invece più classici e barocchi in un'altra forma della poesia che tornava di questa re-poesia. Quindi nudità integrale nel senso semplicità testuale, nessuna strepitosa complessità, però anche rifiuto dell'atteggiamento poetico, cioè del Franco Fortini, di nuovo mi capita di citare, avrebbe detto di colui che alza il cartello di poesia. Fuori da questo atteggiamento, fuori da questa volontà di imporre questo ruolo anche, si è battuta tutta una generazione e Glaise è stato uno degli interpreti principali. Parlando di prosa in prosa in particolare, è banalmente forse la cosa più semplice si può dire che si tratta di una, come dire, di una doppia negazione, cioè non, si tratta di testi che non sono poesie,
perché anche perché banalmente non ci sono a capo, o possono esserci ma non hanno niente a che fare con ciò che normalmente noi intendiamo anche dal punto di vista ritmico con poesia, e non sono narrativo, cioè non sono racconto, romanzo. E se guardiamo, a me recentemente è capitato qualche settimana fa, insomma vabbè, verso metà agosto, perché io a Ferragosto faccio cose utili, di fare un elenco delle riviste online ancora accessibili, sì, perché ce ne stanno tantissime, però molti sono dei relitti che vagano nella rete che ormai nessuno aggiorna magari da decenni. E io invece ho cercato quelli che, ho fatto l'elenco anche di quelli che non sono accessibili o che comunque non sono aggiornati, però ho cercato di dare informazioni su quei, sono circa 400-430. Però lì mi ricordo che poi il popolo social si era acceso, sì. Tutti a commentare, tutti a dire questo, sì, quelli sì, sono è io, utile, ecco, ah, ci sono anche io l'ho aggiornato anche con sì, quelli che dicevano ci sono io, e non avevo e non ho assolutamente fatto distinzione tra poesia, prosa e prosa. Io ho messo tutti i siti letterari, sì, che in italiano ovviamente, perché se uscivo dall'Italia mi diventavo matto, eccetera. E ho riverificato, testato con mano, che a distanza di 20 anni circa da quando è nato il sito Gamma, gammm.org, che è nato sostanzialmente proprio per dar voce a autori come Jean-Marie Glaise, tantissimi anche statunitensi, canadesi, australiani, inglesi, francesi, belgi, che scrivevano così, ecco, a distanza di 20 anni da quel momento lì, ancora, se tu vai a cercare quel tipo di letteratura, i siti si contano sulle dita di forse una sola mano e sono grosso modo quasi gli stessi dettagli. La grandissima maggioranza dei siti sono siti personali, collettivi, redazioni, gruppi di riviste che prima erano cartacee, poi sono spostati online, gruppi che sono partiti online e poi hanno i vecchi numeri in PDF, e poi però si sono spostati di nuovo sul cartaceo. Mille storie diverse, mille gruppi si sono sciolti e riformati, ma sono tutti quanti siti che si occupano di narrativa contemporanea italiana. Ci trovate Quando è morta la Murgia, ci trovate Il codello della Murgia, ci trovate, va benissimo. Io spezzo una lancia a favore di Neutopia. Neutopia, dove io, esatto. Perché vabbè, io sono dentro al progetto di Neutopia con Davide Galipò, quest'anno curo Deal, che è la parte di spoken che loro fanno, però i ragazzi sono volenterosi, cioè loro tentano, fanno insomma un lavoro di ricerca, anche di testi sia di poesia, sia di prosa, anche immagini, anche immagini, sì, importantissimo. Sì, sì. Poi fanno questa cosa tra il digitale, poi fanno il cartaceo un po' di meno perché non c'è una forza economica di fare più numeri, quindi che ne so, hai più uscite digitali, cioè sul sito, sul portale, e quelle cartacee. Però hanno il loro impegno, insomma. Però è una delle effetti. Adesso mi hai fatto ragionare che sì, perché di solito quelle di altri colleghi sono tutti un po', io li chiamo sempre i balli standard del liscio, quelli che si fanno così, e i latinoamericani fanno un po' pochi, ecco, un po' di samba, c'è certo. Poca samba nelle riviste, certo. Per dirla così. Così. Cioè il giornale chiacchiera, ragazzi. Effettivamente. E sono poi notte per farti queste domande, vai. Che mi picchiano. Perché questa è per me una domanda importantissima. Le altre arti, quindi hai parlato della fotografia, no? Anche questa cosa di tuo padre, insomma, tutte queste fotografie che hai fatto. Io mi sono messa degli appunti, ho messo all'interno delle arti anche la fisica e la matematica, non so perché quando le tengo te, fisica, la fisica e la matematica mi sembrano delle arti, no? Quindi raggruppabili come la fotografia, il disegno, la musica. E la tua produzione letteraria è invasa, non è permeata, per me è invasa di tutti questi prodotti, uno tra cui il segno, e per segno il concetto quindi di scrittura asemica o asemantica, e dove tu stesso dici che c'è un confine che diventa più visibile tra testualità e arte contemporanea. E sempre tu stesso hai scritto che in un lavoro asemico manca il significato ma non il senso. E come avviene questo tipo di produzioni? Perché questo è ancora
un discorso ancora molto più guardando nel profondo di quello che accade, insomma, in una produzione letteraria. E ricordo, così, che mi sono presa l'appuntino, la tua enciclopedia Semica 2011-2017 per Icona Liber 2019 di Liber, 2019, Icona Liber è romana, ho visto, sì. E fa un'introduzione interessantissima che non la conoscevo, anche sempre tramite Telefoni ho scoperto che c'è questa casa editrice. Ecco, mi piacerebbe così anche per poi, come ultima domanda questa, e poi se hanno loro per chiederti qualcosa, e però li lasciamo insomma con questa micro lezione di scrittura Semica. Chi vuole qua fuori trova, ho portato tre copie del libro Semix, senza significato, che è un piccolo saggetto che ho scritto per Icona Liber sulla, diciamo, su ciò che nell'arco del Novecento c'è stato di simile a questa che appunto si chiama Semic Writing, e che è una pratica che pensavano gli statunitensi, insieme ad alcuni autori australiani, di aver scoperto loro, e sicuramente l'hanno battezzato. Se voi andate a cercare Asemic nel dizionario, fino a qualche anno fa soprattutto, adesso c'è un dizionario che ha cambiato e ha accolto l'accezione di cui stiamo per parlare, ma fino a qualche tempo fa asemia era una malattia, una patologia. L'asemia è la patologia di chi soffre della impossibilità di esprimere i propri sentimenti, emozioni, ma anche cose molto semplici, dammi un bicchiere d'acqua, c'è proprio un blocco nella produzione di segni. Nella produzione, quindi, di richieste, di interazione con il mondo. La scrittura asemica è stata chiamata così, prendendo in prestito questo termine in maniera un po' arbitraria, però per indicare un tipo di scrittura, spesso si tratta di scrittura a mano, ma non necessariamente, che non ha nessun significato, cioè che non ha un referente in una lingua storica nota, passata, presente, assolutamente. Ma che compone comunque sulla pagina dei glifi, delle grafie, a volte calligrafie molto belle, appunto, calligrafie, senza alcun orientamento linguistico, senza alcun significato, che però producono senso, cioè comunque hanno la capacità di affascinare chi guarda, perché nelle volute, nei materiali che vengono costruiti attorno magari a questa scrittura, c'è un'idea, nel mio piccolissimo enciclopedia Semica ha questo senso, sono degli oggetti abbastanza misteriosi e incomprensibili, commentati da una scrittura ancora meno decifrabile e comprensibile. Ma diciamo un grande capostipite, se vogliamo, della scrittura Semica, che ancora non si chiamava così, è un libro bellissimo di Luigi Serafini che si intitola Codex Serafinianus, sì, che è stato pubblicato all'inizio degli anni Ottanta da Franco Maria Ricci in due volumi, e che attualmente è uno dei grandi... È bellissimo, online si trova online. Si trova scaricato, si può dire. Non lo so, però c'è. È introvabile, quindi mi piace. È Rizzoli, poi è stato ristampato da Rizzoli con delle tavole. Se qualcuno vuole manda una mail, così ma sono... Casualmente uno si trova un link. Però... l'edizione di Franco Federici è molto cercata, perché io ricordo quando stavo in libreria e ce ne capitò una coppia di volumi molto bella e ce la comprarono in Inghilterra per 4.000 euro. Quindi, sì, lo so che costa tantissimo. È un libro molto, molto. Infatti, ti devo dire la verità, mi piace tantissimo nelle bancarelle dell'usato e spero sempre che qualcuno, no, in maniera non cosciente, sai quella cosa proprio non cosciente che dici vabbè non può sa succedere, che può non succedere. Sa da avere quella cosa, a chi non è successo, a me è successo, ok, di trovarlo lì, sì, ho sempre sperato questa cosa, vabbè non c'è, è un bel colpo. Il codex è fatto così, ci sono questi due volumi divisi in temi, argomenti, zoologia, le piante, i fiori, i frutti, eccetera, eccetera, di un mondo assolutamente immaginario che spazia da est a ovest in tutta l'immaginazione assolutamente incredibile di Luigi Serafini, e che è un disegnatore straordinario e ha creato questa grafia di una straordinaria eleganza che commenta questa immagine totalmente assurde, questa è una delle due copertine. Due, un uomo e una donna che fanno l'amore e nell'unirsi diventano un coccodrillo, un animale che ne so, che ha al posto del becco una cannuccia.
pancia. Dei pesci che sporgendo dall'acqua con il loro riflesso creano degli occhi, sembrano degli occhi, poi li guardi e dici no, questa è la coda, che sembrano le ciglia invece, sembrano veramente degli occhi spersi nel mare. Insomma, descritto così è una miseria, dovreste vedere, è strepitoso, ma comunque vedete, basta che digitare Luigi Serafini, che vale l'ira di Dio anche solo di esempi. Per dire appunto che, al contrario di quello che credevano gli amici statunitensi e australiani, la scrittura semica, quindi questo gioco della sconfitta del significato, ma non del senso e della bellezza dell'attraversare questi territori così immaginifici, può essere abbondantemente retrodatata nel 1900, anche se non si chiamava proprio asemica. Però per esempio negli anni 70 ci sono le scritture asemantiche di Irma Blank, che è una scrittrice, è un'autrice, un'artista purtroppo scomparsa recentemente, tedesca, naturalizzata italiana, viveva in Italia per tantissimi anni, che aveva avuto battezzate queste due scritture appunto incomprensibili per Giro Dorfles, così, in scrittura semantica, parliamo del 76-74, non mi ricordo mai la data precisa. Lo stesso mese, lo stesso anno, Tommaso Pinga, alias Bianca Menna, fa una mostra a Roma, lo stesso esponendo delle scritture illeggibili. Non ricordo come chiamasse il critico, adesso ho un lapsus che posso medicare leggendo di scritto, a volte mi perdo i pezzi. E quindi era nell'aria, negli anni 70 soprattutto, e poi arrivare al capolavoro degli anni 80 di questa cosa. Andando ancora indietro ci sono molti altri esempi, fino ad arrivare forse a un libro bellissimo, quasi mistico, di Arturo Martini del 1918, che si intitola Contemplazione, ed è una serie di tavole costituite da rettangolini neri su righe bianche, che appunto costituiscono quella che è stata chiamata dai critici, anche da, se non sbaglio, dalla stessa Mirella Bentivoglio, una vera e propria partitura asemica. È uno dei primi esempi di asemia, e siamo nel 1918. Io ho costruito questo librettino su queste due date, palindrome, nel 1918 e 1981, il 18 di Martini e l'81 di Serafini. E questa è asemia, un piccolo. Allora, ti ringrazio, sono contenta, ma sono un applauso. Altre domande, ma abbiamo fatto una puntata doppia, quindi la prossima volta faremo Marco Giovenale A, Marco Giovenale B, io tipo B, insomma faremo due puntate per parlare con te, e ti ringrazio nuovamente, spero che tu sia stato bene, ringrazio tutti voi, quindi un applauso a questo, a voi che siete qui. Felice di chiudere qui al Teatro Piccolo Guascone questa edizione del FLAP. Speriamo di esserci anche il prossimo anno. Adesso, insomma, Vincenzo lo convinco in qualche modo. E vi auguro una bellissima data. E vi ricordo la libreria Prima Moroni, che ha i libri di Marco Giovenale in vendita. Grazie e buona serata.